Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video aggiornamento del progetto smaltimento hashtag 6xSanta, ovvero 6 prodotti che sto portando avanti nell'utilizzo per lo smaltimento da luglio, ormai era iniziato, anzi inizio agosto, fino al 25 di dicembre. Ovviamente Santa sta per Santa Claus. Quindi vediamo come sono andata avanti in questo mese. Il mese di riferimento è dal 15 di ottobre al 15 di novembre, anche se oggi è il 14. Sto registrando oggi perché sono a casa da lavoro la mattina, perché ho da farmi una visita mia personale di salute, nulla di grave, è un controllo che non ho mai fatto e che mi sembra giusto doveroso fare visto che sono donna. E quindi probabilmente le donne mi hanno già capito, o qualche maschietto aguzzo, probabilmente anche sì. Andiamo avanti, vi faccio vedere quindi tutti i risultati che ho avuto. Ce ne sono di eclatanti, preparatevi. Il primo prodotto che vi faccio vedere è questo blush che mi aveva regalato Fationa declatterandolo, e è di Deborah, il numero 12 in Tone Peach. Da quando ho finito il blush di Sien, questo qui è entrato nell'uso quotidiano. È un blush super iper mega pigmentato, per il quale io nello scorso video vi ho chiesto dei consigli su come sfumarlo al meglio. Sto cercando ancora di capire quali pennelli vanno meglio con questo prodotto, o comunque riesco a utilizzarli per non avere le guance ad Heidi. E vi ringrazio per tutti i commenti che mi avete lasciato, anche se non vi ho risposto a tutte, pian piano risponderò, ma vi ho letto, quindi sappiate che tutti i commenti che mi avete lasciato nel precedente aggiornamento li ho presi a riferimento e me li sono gustati, letti. E quello che posso dire è che questo blush era nuovissimo e a furia di utilizzarlo si è cancellata un po' la stampa della polvere. Però è vero, un utente, adesso non mi ricordo il nome, lei aveva un altro colore di blush, ha detto che per bucarlo ci vogliono secoli. E hai ragione, perché se io in un mese l'ho utilizzato veramente tutti i giorni, anche nel weekend, perché di solito tendo un po' a differenziare i prodotti da weekend, i prodotti da lavoro, da settimana, da commissioni, da trucco normale, blando, questo qui, se continuo così, lo bucherò nel 2030, quando avrò 40 anni, non so neanche più parlare. Detto ciò, buono, forse un pochino meno pigmentato, Deborah, se no sarebbero dei buoni prodotti, perché almeno così, se sono meno pigmentati, riusciamo noi a costruirci il colore che vogliamo modulando le polveri. Così facendo rischiamo, come con i neri, io i neri li uso pochissimo negli occhi. Cosa facciamo col nero? Se ne mettiamo anche solo poco, dopo non riusciamo a sfumarlo, ciao, diventiamo panda, dobbiamo già struccarci. Ed è una cosa che vorrei evitare di fare. Bene, vi faccio vedere il rossetto che sto utilizzando, il secondo prodotto, che è di Rimmel, il 610 High Fly. Questa è la situazione. L'ho utilizzato parecchio, cioè se io lo tiro giù tutto, io noto che sta sempre di più diminuendo. Certo è che avendo comunque altri rossetti anche nel PSP, progetto smaltimento occhi e labbra, questo qui di solito mi ritrovo ad utilizzarlo dal primo del mese fino al 15, e dal 15 in poi utilizzo gli altri rossetti per portarli avanti. Infatti da domani questo lo metterò un attimo da parte, porterò avanti ancora quello di L'Oreal che non ne vuole sapere di finire. Comunque se li volete provare, non so se si trovano ancora perché era un'edizione limitata in collaborazione con Kate Moss, la modella. Però c'è da dire che a me piacciono perché sono vellutati, super opachi, però tendono a fare un po' quei grumi, a essere troppo pastosi. Non dura tutta la giornata, sappiate che comunque a me fino a pranzo non dura, mi trucco alle 7 della mattina, il pranzo ce l'ho a mezzogiorno e mezzo. Non mi dura, però se volessi potrei portarlo in giro, lo utilizzo anche nel weekend, è transfer, è un rossetto normalissimo che avevo voglia di utilizzare perché ultimamente ho sempre comprato e portato avanti i rossetti liquidi e mi mancava un rossetto in stick sinceramente da utilizzare. Dopodiché ho il mascara di Astra, che pian piano secondo me sta giungendo anche lui al termine. Non vedo l'ora perché vorrei tirar fuori il Pupa Vamp vecchissimo che ho messo da parte in scorta. Questo qui è l'hashtag Instacurl mascara incurvante, sì,
È un buon mascara, costa poco perché costava 2,90 €. Io l'ho ricevuto gratuitamente al Cosmoprof dall'azienda. Se lo trovate, magari fateci un occhio, perché comunque, oltre all'effetto incurvante, c'è anche quello volumizzante, allungante, ce ne sono di vari tipi e cambiano il colore del tappo e la scritta sul nero. Quello che a me interesserebbe comprare è il mascara di Diego Dalla Palma, non in quanto per la pubblicità allusoria e un po' insomma il gioco dei doppi sensi, se vogliamo metterci noi un po' di malizia dentro, però è troppo esplicito. Dai, è troppo esplicito. Però ho visto come ha truccato le ciglia Ornitorella, come le ha truccate anche a Giorgia April, ho visto anche ai sogni della Ele come le ha fatto le... No, ma lei non ce l'aveva. Chi è che l'aveva utilizzato? Perché i sogni della Ele le avevo detto dove trovarlo, perché a me si è trovato il negozio che lo rivende. Ma chi è che si era truccata? Forse Richioba si era truccata. Sì, perché aveva presentato le sue ciprie e quindi si era truccata con il mascara My Toy Boy. E vi giuro che l'effetto che hanno avuto sulle loro ciglia è wow. Già io ne ho comunque, perché per fortuna, insomma, peli ne ho un po' ovunque. Mannaggia loro, anche in zone dove mi farebbero un po' schifo, tipo sulle braccia, ma vabbè. Però per fortuna sulle ciglia sono abbastanza ben messa. E anche se metto tipo il mascara di Bad Girl Bang di Benefit, sembra che io abbia delle ciglia finte. Lo riscontro in pochi mascara, infatti voglio vedere anche se il Pupa Vamp me lo fa, e sarei molto 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 tentata di prendere il My Toy Boy. Non so se prenderlo però in questo mese o nel mese di dicembre, quindi non lo so, I don't know. Comunque un buon mascara low cost se non trovate Essence, ma avete gli espositori Asta. Tra l'altro di Asta ho un altro mascara che mi regalarono sempre al Cosmoprof di quest'anno, che vorrei provare, super ciccioso, color viola la confezione, vorrei anche tirar fuori quello. Prossimo mese, che ci sarà l'ultimo, no, diciamo il penultimo, perché dopo gli altri 10 giorni per arrivare a Natale. E sì, quindi diciamo che potrei provare a tirar fuori il prodotto anche per il prossimo mese, insomma, o il Pupa Vamp o il mascara di Astra. In più ho gli ultimi, anzi penultimi tre prodotti, due sono ombretti, uno è di Cosmi Milano, anche se l'azienda ha la sede legale a Roma. È questo qui, il numero 101, un bianco opaco che utilizzo sull'arcata sopraccigliare. Qui l'ho ritirato fuori perché adesso il video in collaborazione con Eric Hitten sui buchi l'ho già registrato, quindi posso portarlo avanti. Nel senso che, essendo bimestrale, non voglio intaccare un prodotto che ho bucato anche nel mese in cui, dove non registro, per non avere più un buco, perché so già che vado a terminare i prodotti. O voglio comunque mantenere la dimensione che ero riuscita a fare nel mese di bucaggio. Lo so, ho una mente un po' contorta, però se non faccio così ho paura di non avere poi materiale per fare quel tipo di prodotto. Saluto tutte le persone che ho citato, vi saluto e vi mando un bacione. E qui adesso io lo sto utilizzando perché è l'unico ombretto d'arcata sopraccigliare che posso utilizzare, perché molti li ho finiti, e vi dirò che sta iniziando un po' a sfregolarsi come la pasta frolla, non so, o la sbrisolona, che è una specie di torta che abbiamo qui da noi, che si spezza tutta, fa tutte briciole. Infatti sbrisolona è proprio lo sto dicendo in dialetto, è proprio una cosa che si spezza in mille pezzi, però è molto buona, è molto anche easy come torta da fare. Però se si aprisse il tappo, questo qui sta iniziando un po' a sfregolarsi. Sono riuscita a cancellare addirittura la stampa con il fiocchetto, e è una sberla di 2 grammi di prodotto, e direi che questo comunque fino a dicembre me lo porto avanti, non c'è rischio che lo finisca nel mese di novembre. Ho utilizzato una sola volta, anzi forse due, una oggi che sto registrando il video e una qualche giorno fa, l'ombretto di Debbie di questa edizione limitata con l'unicorno, lo 02 Light Azure, e questo vorrei bucarlo perché vedo che è molto scavato qui e sto arrivando a toccare la cialda, però ce ne vuole ancora. L'unica cosa che non mi piace di questo ombretto è che secondo me scrive meglio prelevandolo con i polpastrelli delle dita, e il polpastrello è grasso e quindi crea tutta questa patina di ossidatura dovuto alla sudorazione. Ad ogni modo mi prometto di tirarlo fuori un po' di più perché l'ho lasciato a se stesso.
Ultimo prodotto è il primer per il viso di Alverde che ho tagliato e qui c'ho una applicazione per domani. Quindi diciamo bye bye al mascara di al primer di Alverde, no, perché avrei anche un mascara di Alverde, sinceramente. Ne ho così tanti di mascara che non dovrei comprarli, ma il My Toy Boy mi fa voglia. Va bene, ok. Vabbè, lasciamo stare quello che ho detto. Comunque, questo anti-shine primer io non ve lo consiglio. Troppo pesante, vi aggrappa bene, sì, il fondotinta, ma non ve lo fa poi durare chissà quanto, a meno che non utilizzate dei fondotinta high cost. Io ho notato che mi resisteva con fondotinta di Makeup Forever, che avevo dei campioncini, altrimenti avevo provato o delle CC cream in campioncino o fondotinta di Leppo, però Leppo non so che fascia di prezzo abbia, quindi non so se sia un medio, alto, low cost, non lo so sinceramente, perché alla sera quando mi struccavo vedevo che avevo ancora il fondotinta. Quindi quello che vi posso dire è, costa poco, è un buon prodotto naturale, ma per l'estate assolutamente no, con il freddo sì, perché riuscite a sopportare la consistenza che avete sul viso, ma per ora no, non lo ricompro. Mi aspettavo qualcosa di meglio. Per esempio sto riscoprendo il primer di Benefit, il Professional, che ho in campioncina e che sto utilizzando nel weekend. Anche quello mi ha accompagnato in qualche giorno in questo periodo, dal 15 di ottobre al 15 di novembre. Però per tutti i giorni ho fatto un video, ho registrato un aggiornamento sui comprati, ora vi utilizzo esclusivo di make-up e avevo tirato fuori questo qui di Trendy Tap, che è un marchio che trovate sempre al DM. Però il marchio si chiama 183 Days, 183 Days, sì. Perché alcune volte mi viene in francese, il russo, insomma ho un po'... switcho troppe lingue, magari penso di parlare in una lingua e in realtà ne sto parlando un'altra e mi capita. Comunque questo è un Pore Filter Mattifying Base Spray, quindi è un filtro per i pori, opacizza ed è una base in spray, quindi a spruzzino. Che dire, non vedo l'ora di utilizzarlo, questo mi farà compagnia per i prossimi 30 giorni, 31, no 30 perché novembre a 30, e ve ne parlerò magari un meglio, con qualche caratteristica in più, nel prossimo aggiornamento video. Con questo è tutto, spero che vi sia piaciuto, mi sto un po' mandando giù la saliva perché parlo, non mando giusto digerendo, ho appena fatto colazione, tra l'altro devo anche correre perché volevo andare a farmi un preventivo per l'assicurazione della macchina, visto che tra poco mi dovrebbe arrivare, no, in realtà mi mancherebbe ancora un mese di attesa, però io spero comunque di avere la possibilità di avere la legge Bersani con mio padre, quindi vado nella stessa assicurazione sua e mi faccio fare un preventivo e poi dopo devo correre per capire se posso fare la visita prima dall'altra parte, perché sicuramente ci saranno tante persone che non si presenteranno perché è un richiamo gratuito che fa la regione, sì, l'USL, quindi è provinciale, no, regionale dovrebbe essere. E basta, la finisco qui perché sennò veramente rischio di fare delle gaffe assurde. Fatemi sapere se state facendo qualche aggiornamento di smaltimento prodotti, se state partecipando a qualche cosa e se avete notato qualche progetto carino da iniziare a fare. Io vi consiglio di seguire anche la pagina Instagram di Project Pan Ita, finalmente è approdato anche su Instagram per chi non ha Facebook, vi lascio nell'info box tutti i riferimenti, quindi seguita da Il Beauty di Coco, My Top Pink, no, Top and Pink, scusa, oh, sono fissata con questo My, Top and Pink, tutte le ragazze che fanno aggiornamento, smaltimento, prodotti, mettono tutte le foto, anch'io qualche volta taggo il loro profilo per invogliarvi allo smaltimento e non all'acquisto compulsivo, e noi ci vediamo in un prossimo video, come sempre, ciao!